Oh, when you smiling. Vi auguriamo una buona serata. Tu vuoi sapere come sono? Molto mutevole, come gira il vento. Sono forte, fortissima, posso affrontare qualunque cosa. E poi una piccola frase, uno sguardo, un gesto mi fanno crollare all'improvviso, come se la mia casa fosse costruita sull'argilla. Così è per tutto, per la famiglia, per l'amore, la bellezza, tutto funziona benissimo, poi d'un tratto tutto funziona benissimo, poi d'un tratto si inceppa e crolla. Gli uomini, cosa c'è di male? Non siamo tutte uguali, per fortuna. Cosa vuoi dire? Vado a fare il caffè. No, spiegami. Niente. Aperdura al Duse con... chi è Maria? Chi è Lucia? Infatti, faccio, perché appunto io spesso mi sbaglio. Comunque, lei sarebbe Maria, io sono Lucia e Luca. Però noi possiamo interpretare l'una la parte dell'altra, come diciamo più volte nello spettacolo, per cui sappiamo perfettamente quali sono i nostri... recitare l'una la parte dell'altra. Un po' lo fate. Un pochino lo... Ripetiamo. Ah, non avevo ascoltato, scusa, ero distratta. È un concetto da ribadire. Sì, è un concetto da ribadire, ma... e niente, per cui appunto io sono Lucia, diciamo la fredda, la distaccata, un po' sì, questo, un po' diciamo chiusa alle esperienze, soprattutto con gli uomini, mentre invece lei? Lei è un pochino più. No, io sono una lui non c'entra niente, non però fa parte dello spettacolo. Non fa parte dello spettacolo. No, allora lei è una che non può vivere senza un uomo, non può stare senza un uomo. Quando si impegna molto può stare anche una settimana senza toccare un uomo, e infatti la mia amica dice: ne parli come fosse un bicchiere di whisky. Credo molto nel linguaggio del corpo e sono chiamata da sempre donna leggera. E difatti la commedia parte col mio racconto alla mia amica, che è venuta una domenica mattina a casa mia, che ho passato una notte pazzesca, forse ho trovato l'uomo della mia vita. Naturalmente ero bevuta, per cui non mi ricordo esattamente cosa è successo, però sono convinta che questo uomo, come tutti gli uomini, la mattina sia andato via. Invece mentre io sono a fare il caffè, c'è un colpo di scena. Sì, sì. Ma tocca tutto a te, cioè hai dovuto così imparare tutto questo, tutto in una notte? Ma in realtà mi sono solo dovuto presentare in mutande, quindi non è stata... scherzando. Io sono un po' l'uomo che tutte le donne desiderano, come dicevano loro. E... Ma no, è prima, lei diceva che non sa stare senza un uomo, io sono l'uomo senza cui le donne non possono stare. Ma non è vero, ma questa è pubblicità progresso, no, non va bene. Adesso voglio dire a tutte che ha due figlie e una moglie, per cui... Basta. Ecco, stroncata la carriera, ecco. No, comunque Luca è il ragazzo in mutande che, diciamo, per una prima parte dello spettacolo rimane in mezzo al gioco delle due amiche che si scambiano la parte, quindi davvero lui rimane in mezzo e non capisce niente, è proprio rimbambito, e poi a un certo punto invece cerca di far valere l'altro ragazzo, e quando ci sono due uomini è così, e invece poi a un certo punto inizia un processo insomma, diventa più uomo, o almeno cerca di diventarlo, una maturazione grazie alle due che gli fanno un po' da scuola, e grazie a se stesso che fa valere le sue ragioni anche con forza. Scusate un attimo. Ma allora senza uomini non si può stare? Senza uomini non si può stare, ma veramente il mio personaggio sembra che ci possa stare benissimo senza uomini. Non è che probabilmente, no, ne ha avuti, ha avuto delle storie passate, e, no, però quello che è bello, diciamo, di questa commedia è proprio perché ognuno
dice la sua e si riesce a non giudicare la parte dell'altro ma a comprenderla, e quindi prima, come dire, c'è una posizione femminile di un certo tipo, poi però capisci anche l'altra posizione femminile, poi però quando lui riesce a imporsi capisci anche la posizione dell'uomo, l'uomo in che difficoltà può essere in questo momento, e perché, come dire, Cristina ha proprio questo interesse nel cercare di capire i rapporti fra gli uomini e le donne, amandoli, e quindi come se lo spettatore fosse un po' messo da una specie di buco della serratura a guardare una situazione un po' intima dove questi tre lentamente si conoscono e si svelano. Beh, ci vuole anche molta intimità, come dire, intellettuale nel recitare una parte che è complicata, perché alla fine questo scambio di personalità non è così facile scontare. No, assolutamente, abbiamo fatto un grosso lavoro perché abbiamo fatto quasi 40 giorni di prove, quindi siamo andati molto a fondo, come diciamo sempre, torchiando sia Cristina che lei, torchiando noi. Ma non ottenendo nessun risultato. No, infatti. Si è sbattuto un casino, esatto. Però dice vabbè, ma tutto questo lavoro poi non si vede. Poi si ride. La cosa importante è uno spettacolo in cui si ride molto, perché sennò sembra una cosa, e la cosa interessante è che tutti i personaggi hanno ragione, ci sono tanti. Ah sì, questo l'ho detto quando sei andata via. Scusa. È tutto il tempo così, io non so come fare. Possiamo recitare l'una la parte dell'altra, appunto. Quindi alla fine è uno spettacolo che vi diverte anche. Sì. Molto, sì. Bene. Poi anche il pubblico sta reagendo molto, quindi è divertente. Tanto, sì. Molti si immedesimano nella tua parte. I maschi, sì, i maschi, sì. Anzi, alla fine dicono: meno male che c'eri tu, perché sennò le donne ci massacrano. Ma non è vero, ma quando mai? Perché me lo dicono a me. Cioè, no? I messaggi arrivano poi a lui, insomma. Vabbè, non diciamo di più, perché sennò poi si perde il gusto della sorpresa, no? No, zitti. Non andiamo oltre, ricordiamo la regia invece. Cristina Comencini. Ricordiamo anche. Scritto da Cristina Comencini. Interpretato invece da. Maria Amelia Monti, Angela Finocchiaro e. E tu com'è che ti chiami? Come ti chiami? Non mi ricordo. Stefano Annoni. Ecco. Pareva di averlo visto da qualche parte, lì in scena. Oh, when you're smiling.